Ciao a tutti, sono Giovanni, benvenuti. L'altro giorno spulciavo nella mia libreria e mi è caduto l'occhio sul libro che avevo letto tanto tempo fa, che è Note necessarie del trombettista Enrico Rava. È un po' una sua autobiografia, ma questo mi ha riportato in mente una raccomandazione che mi sono sentito fare tante volte, cioè fai meno note. Questa raccomandazione, questo consiglio, se lo è sentito fare chiunque si sia affacciato con la guida di un insegnante al mondo dell'improvvisazione sia jazzistica che non jazzistica. È un po' una fase nella quale quasi tutti quelli che vogliono imparare a improvvisare passano, cioè quella di avere un insegnante che gli ripete costantemente: stai facendo troppe note, falle meno. Il punto è che questa raccomandazione spesso è in apparente contraddizione con tanta musica che noi ascoltiamo normalmente nei dischi e tanta musica di grande qualità. Infatti molti musicisti di note ne fanno tantissime e sono apprezzati anche per questa loro capacità, ma in ogni caso la loro musica non risente di questa grande quantità di note, questa densità melodica che portano nei loro dischi. In questo video voglio spiegarvi che in realtà non c'è una contraddizione, ma semplicemente la raccomandazione fai meno note spesso andrebbe un po' spiegata meglio. Spesso vengono portati ad esempio quei musicisti che riuscivano con poche note a trasmettere un grande significato musicale, una grande potenza musicale. Di solito ci si riferisce per esempio ai trombettisti Miles Davis e Chet Baker, che tendevano a fare effettivamente poche note nei loro assoli rispetto a altri musicisti loro contemporanei. Con poche note riuscivano a trasmettere quello che magari tanti musicisti invece riuscivano a trasmettere con una valanga di note, e magari riuscivano a trasmettere anche di più. Ci sono anche dei musicisti classici, per esempio Pergolesi o Vivaldi sono ricordati perché spesso le loro melodie erano molto semplici ma estremamente efficaci, estremamente facili da ricordare. Infatti, se voi fate caso, se vi capita di ascoltare una melodia appunto di Vivaldi o di Pergolesi, ma tutto sommato anche di Mozart, eccetera, eccetera, l'ascoltate una volta e magari il brano nel suo complesso non lo ricordate, ma la melodia vi rimane in mente. E la stessa cosa succede con i migliori assoli di Chet Baker, di Miles Davis o di altri musicisti di questo tipo, di Lester Young per esempio, con i quali si riesce ad avere in mente l'assolo, a canticchiarlo anche dopo un singolo ascolto. Inevitabilmente se si fanno tante note il nostro assolo potrà essere più difficile da ricordare, da rimanere impresso nella mente. Tuttavia, come vi dicevo, ci sono musicisti che di note ne fanno un sacco, però a queste note riescono a dare un significato. Quindi partiamo dall'inizio. Partiamo appunto dal musicista poco esperto, diciamo dallo studente di improvvisazione che si affaccia a questo mondo, magari ha già una buona capacità tecnica, ma questa capacità è in continuo miglioramento. Spesso quello che ci porta, dico ci perché capita a tutti, a fare troppe note in questa fase è semplicemente il nostro ego. Cioè la voglia di dimostrare la nostra capacità appena acquisita di gestire tante note da un punto di vista tecnico. Non voglio dire nel senso di fare a gara chi fa più note, non voglio arrivare a questo punto perché lì si va proprio nel contrario della musica, però sicuramente fa piacere a molti musicisti meno esperti sfoggiare questa loro capacità di essere fluidi sullo strumento, perché chiaramente è anche comprensibile, perché non è facile suonare uno strumento e quindi quando uno si sente fluido quel tanto che gli permette di suonare tante note giuste, è normale che abbia voglia di far sfoggio di questa capacità. Il problema è che in questo caso si è guidati non dal pensiero musicale, non dall'intelligenza melodica, diciamo così, e non dal gusto, ma puramente dal nostro ego. Puramente dalla voglia di mostrarsi. È un po' come un pavone che apre la ruota, che vuole semplicemente essere osservati. Il problema è che l'ascoltatore, quando ascolta della musica, che sia dal vivo o su un disco, l'ultima cosa che vuole è assistere a uno sfoggio di bravura fine a se stesso, un semplice desiderio di apparire da parte del musicista. Quello che vuole è
un'opera d'arte che li arrivi, li smuova delle corde interne, in qualche modo dia significato maggiore al tempo che passa almeno ad ascoltarla e cose di questo tipo. Mi ricordo di aver letto un racconto di Lee Konitz, non mi ricordo se era nel suo libro o in un articolo, in cui raccontava con il suo humor abituale, che aveva assistito al concerto di un musicista molto giovane, un sassofonista molto giovane, che dopo ogni assolo otteneva l'ovazione del pubblico, in inglese, io l'avevo detto in inglese, diceva to wow the audience, quindi riusciva a far dire wow al pubblico, e lui diceva: io però non credo di aver mai fatto dire wow al pubblico in tutta la mia carriera. Come per dire, sì, sei riuscito a far dire wow per le tue capacità tecniche, però il fine in realtà non è quello, è fine a se stesso. Quindi c'è questa prima fase in cui il fraseggio e la nostra capacità tecnica è inevitabilmente conquistata e guidata dal nostro ego. E a mio avviso è importante superare questa fase, probabilmente necessaria, ma è importante superarla per acquisire una maggior capacità di esprimere il nostro genuino pensiero musicale. A questo punto si arriva ad una fase successiva, nella quale effettivamente non si vuole più fare uno sfoggio di bravura, si vuole semplicemente fare musica, però magari ci si continua a sentir dire: stai facendo troppe note. Ed è capitato anche a me, a volte mi succede tuttora, devo ammettere. In questa fase quello che a mio avviso è più utile è registrarsi e ascoltarsi, perché mentre si suona magari si ha l'impressione di avere il pieno controllo di quello che si fa, quindi di pensare ogni singola nota che si fa anche a tempi veloci, se si ha buone capacità tecniche bene o male si riesce a essere consapevoli di ogni nota che si fa, e al tempo stesso ci può sembrare di dare significato a ogni singola nota che facciamo, e soggettivamente può essere tranquillamente vero. Il problema è che questo non necessariamente trasmette in maniera limpida la nostra volontà musicale, il nostro pensiero musicale. Quindi vi dicevo, vi consiglio in questa fase di registrarvi e di ascoltarvi costantemente nelle vostre improvvisazioni. È un esperimento che ho fatto anch'io tante volte. Quello che ci si rende conto è che sì, magari singolarmente tutte le frasi, anche veloci, hanno un significato. Tuttavia, nell'insieme è là solo a essere troppo denso, perché quello che dà significato a una frase molto densa non è magari la frase stessa, ma il contesto in cui è messa. Perché se io faccio un assolo in cui tutto è estremamente denso, in cui continuamente faccio una valanga di note, come una mitragliatrice, inevitabilmente questo solo sarà totalmente piatto, perché è vero, succedono tante cose a livello melodico, ma il risultato generale è che è tutto uguale dall'inizio alla fine. Quello che dà significato a una frase veloce sono le frasi lente, le frasi meno dense che le stanno intorno. Se io, per esempio, in un solo ho una serie di frasi molto melodiche, molto scarne dal punto di vista della quantità di note, e poi a un certo punto infilo una frase molto densa, questa frase avrà sicuramente un significato diverso rispetto alle altre frasi. Anni fa parlai di questo con il grande sassofonista Dave Liebman, che parlava proprio dell'importanza di creare il contrasto all'interno della musica e quindi all'interno degli assoli. Lui disse: I want some drama, in realtà più una parola in mezzo che non riferisco, perché ci vuole il senso drammatico. Se in un film, per esempio un film d'azione, ho sparatorie dall'inizio alla fine, mi annoierò nonostante siano scene d'azione, ma se io ho delle scene di apparente calma che poi confluiscono in qualcosa di imprevedibile, in una scena d'azione, e quella scena d'azione invece sarà adrenalinica. La stessa cosa deve succedere nel nostro assolo. Quindi è importante agire per contrasto, il che vuol dire magari forte, piano, contrasti dinamici, ma vuol dire anche contrasti all'interno del fraseggio, quindi frasi larghe, frasi veloci, eccetera, eccetera. Quindi spesso il fatto di fare
le troppe note non dipende tanto da un'incapacità di gestirle in una prima fase, poi una volontà di sfoggiare l'ego in una seconda, ma nell'incapacità di gestire la totalità del solo dall'inizio alla fine. Quindi quello che vi invito a fare è di cercare di evitare di fare sfoggi virtuosistici fine a se stessi e di registrarvi costantemente e riascoltarvi per vedere se il solo nella sua globalità ha un significato o no. Quindi riassumendo, è importante in una prima fase non fare più note di quelle che siamo in grado di gestire, in una seconda non fare più note di quelle che trasmettono il nostro pensiero musicale senza sfoggi di natura egoica, e in una terza fase non fare più note di quelle che servono per veicolare il senso drammatico del nostro assolo. Spero che questo video sia stato per voi utile. Per me fare queste riflessioni è stato negli anni utile perché sono uno che ha avuto spesso la tendenza a fare molte più note del necessario e quindi ho dovuto un po', come dire, fare i conti con questa tendenza e capire le ragioni che mi portava a seguirla per poi, insomma, cercare di limitarla il più possibile, anche se tuttora spesso mi capita che esca. Vi invito, come al solito, a iscrivervi al mio canale, accendere la campanellina per ricevere le notifiche, mettere mi piace, condividere il video e lasciare un commento. A presto!